Oh, salve a tutti ragazzi da Paper Zorbet in questo nuovissimo video, ragazzi, di Super Mario 64 DS. Mi stavo pensando che non ho detto io a Paper Zorbet, ma comunque non importa. In questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS è da un sacco di tempo davvero che non registro questo gioco perché mi sono, insomma, poi sono andato in vacanza e quindi non, da tanto che non registro questo gioco. Ho registrato di recente Super Smash Bros. Brawl, insomma ragazzi, quindi questa è la guida per la stella numero 13. La volta scorsa, se mi ricordo bene, eravamo andati a prendere la cosa, la... come si chiama? La chiave del sotterraneo, e proprio oggi ci andremo, ragazzi, a visitare il sotterraneo e a fare un livello lì. Adesso però vedo quale livello. Poi, naturalmente ragazzi, non è che lasciamo i mondi al primo piano. Dobbiamo fare anche quelli, però li faremo in, insomma, tra un pochino, perché adesso non le facciamo. Perché, insomma, andiamo a vedere il sotterraneo prima di tutto. Qui vediamo un coso, un Boo, che praticamente anche quello sarà una specie di stella che dovremo prendere, ma lo vedremo più avanti, molto più avanti. Qui apriamo la stella apriamo, scusate, la porta del sotterraneo, una grande porta del sotterraneo con la chiave, e praticamente niente, andiamo in questo posto qui, ragazzi. Questo è il sotterraneo del palazzo, come vedete. E niente, qui c'è una barriera perché da qui si può solo uscire ma non entrare. Vedete che scivoleremo subito, anche se entrare poi in realtà si può. Questa, ragazzi, è la porta del sotterraneo. Ci vuole potere di 30 stelle per aprire questa porta. Ancora 12, 18 e si apre. Quindi, ragazzi, questo è il boss del sotterraneo. Poi andiamo a vedere, perché i quadri del sotterraneo sono da un'altra parte, ovvero qui. Ce ne sono molti. Intanto vediamo questi fitto cunicoli. Questi cunicoli, insomma, diciamo, qui c'è un Toad, ma non ci parliamo. Poi vediamo un po' chi c'è. Qui, ragazzi, a un certo punto cominciamo a vedere l'acqua qui, vedete? Questo è subito un quadro. Sembra tanto brutto, è vero, però in realtà è una cazzata gigante. Tutti i livelli di questo quadro li fate in un secondo se siete bravi, bravi, insomma, allenati. Qui poi vediamo un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosina. E poi, allora, questo è un quadro del sotterraneo. Qui, ragazzi, c'è un altro, vedete? Bellissimo. E è nascosto naturalmente dal muro. E poi ce ne dovrebbe essere un altro, anche se non è un quadro, ma è proprio un'altra cosa. Vedete che questa rete qui, questi scalini, insomma, che ci conducono a questo coso, che non so bene definire, diciamo una pozza dove niente, c'è un mondo a sé e livelli, eccetera, eccetera. E quindi è molto grande. Poi, vediamo un po'. Qui c'è un'altra cosa ancora, ma non ci andremo adesso, ragazzi. Perché prima dobbiamo fare, insomma, il livello, dobbiamo fare altre cose. Quindi, cominciamo immediatamente ad andare in questo quadro, ragazzi, che è il mondo, l'area numero, non lo so, 6. Area numero... Non c'è scritto. Ah, area 7, sì. Lago di lava si chiama, fallo cuocere nel suo brodo, quindi con Mario toccami e via. Perfetto. Allora, cominciamo, ragazzi, cominciamo subito a vedere queste cose, questa lava. Non essere stupido, se qualcuno ti spinge, spingi anche tu, chi perde avrà dei seri problemi. Vedete ragazzi che qui già il gioco ci dà uno stretto indizio per quel che dovremmo fare proprio in questo livello. E poi leggiamo cartelli così: correre in cerchio fa incrociare gli occhi alcuni tipi loschi, usa il touchscreen per una corsa perfetta. E anche questo ragazzi è un buon indizio. L'anda della lava letale, se prendi fuoco o cade in una pozza di fiamme, salterai come un matto. Il giocatore avrà ancora controllo del personaggio usando calma e sangue freddo. Infatti, ragazzi, se noi cadremo nella lava, non moriremo subito, però ci toglierà 3 di vita, 3 spicchi di vita su 8, e quindi è una cosa molto pericolosa. E praticamente salterà dalla lava e si metterà a correre in continuazione, ma il giocatore, il Mario, insomma, però noi... Aia, vedete? Vedete ragazzi? Quando veniamo colpiti dalla lava? Vedete? Vorrei come un cretino mi sono fatto colpire 2 volte. Speriamo che non muoio adesso. Però è all'incirca questo che dovremo affrontare in tutto il gioco, mondo di gioco, che è questo qui. Ecco, qui sì, c'è una leggera percentuale di morire. Però ci sono le monete, ci sono ragazzi, e quindi noi le prendiamo. Poi ragazzi, se siete cretini come me, che se morite subito naturalmente. Allora ragazzi, siccome sono morto, devo rifarlo. Quindi, lago di lava. Fallo cuocere nel suo brodo, lago di lava, perfetto. Dai, ricominciamo.
Vai, qui ragazzi, i cartelli li abbiamo già letti. Scusate, ora mi sto davvero incazzando, eh. Scusate se sono morto 15 volte, però non importa. Avete visto la mia prima morte? Perché di solito non la rendo mai pubblica la mia morte. Però stavolta, sai, tanto. Almeno vedete quando si muore che cosa succede. Appare il faccione di Bowser, incazzato, anche se non è incazzato. Qui con un salto in lungo procediamo. Qui ragazzi, non è difficile, ma è difficile morire. Cioè, è facile morire, che cazzo di... È facile morire, però non è difficile... diciamo giocare a questo area 7, lago di lava. Allora, aspettiamo che la lava si sia dissolta e prendiamo la scatolina che ci condurrà in questa piattaforma. Anche se in realtà non so bene perché mi ha condotto in questa piattaforma, dato che la piattaforma dove dobbiamo andare è questa, dove c'è il boss di questi cazzi, che davvero non mi ricordo come si chiamano. Vedete che è abbastanza feroce il boss. Lui ti spinge, vedete? Non ti toglie niente, ma ti spinge. E noi, ragazzi, bisogna colpirlo e spingerlo anche esso. È molto molto difficile qui, eh? Perché c'è il rischio serio che ti butti. Comunque noi, ragazzi, c'è qualche trucco. Non cadere la nella lava, mi raccomando. Mi sta davvero incazzando questo. E sto praticamente facendo un fail terribile perché è molto difficile, però basta fare così, insomma, e colpirlo numerose volte. E vedete, lo facciamo cadere nella lava e ci darà la nostra bellissima stella. Insomma, un coso così ci darà la nostra bellissima stella. Ecco, questo qui, ragazzi, è il livello più difficile di tutti di questa mappa. Quindi qui bisogna stare naturalmente molto attenti. Facciamo un triplo salto e prendiamo al volo la stella. Perfetto. Scusate per il fail di prima che sono morto, ma tanto capita a tutti di morire. E ora sono appena sveglio di prima mattina, anche se è mezzogiorno e mezzo, però ragazzi non importa. Salve e continua. Fai salvato, perfetto. Allora, nel prossimo episodio prenderemo la 14ª stella di gioco. Davvero? Prendiamo la 14ª stella di gioco, la prenderemo. Esattamente, o facciamo un altro livello del lago di lava, oppure andiamo nel deserto e ingoia tutto, che è questo qui. Non andremo in quella pozza lì che vi ho fatto vedere prima, perché è abbastanza difficile, è la grotta sotterranea, mi sembra si chiami, però è molto difficile. E quindi ci andremo quando un pochino siamo più preparati, diciamo, ecco. E quindi nulla, spero che il video vi sia piaciuto, non mi dilungo troppo sulle lunghe, quindi da Peperuzzorbet a Peperuzzorbet è tutto, ciao a tutti.